L'uso dei farmaci generici in età avanzata è un argomento di grandissima attualità e di grandissima importanza. E ci sono alcune cose che devono essere però considerate bene, partendo intanto da quella che è la bioequivalenza, questo famoso 20% in più o in meno che bisogna assolutamente considerare, perché gli organismi cambiano con l'età, si invecchia, si diventa più suscettibili a tutto ciò che può alterare un equilibrio e perché cambiano le nostre funzioni dal punto di vista respiratorio, cardiovascolare, renale, epatico. E proprio per questo, ecco, proprio parlando di rene e di fegato, bisogna stare molto attenti quando si parla di farmaci. Perché? Perché con il passare del tempo la funzione renale diminuisce. Noi quindi abbiamo la possibilità di allontanare sostanze anche non solo tossiche, ma anche sostanze che curano, come i farmaci, i loro metaboliti, con una minore efficacia, sempre maggiore al passare degli anni. E allora che cosa succede? Succede che è proprio descritto a un certo punto che pazienti che piano piano invecchiano hanno una proporzione, una percentuale di insufficienza renale progressivamente maggiore. Tanto che, per esempio, se noi prendiamo un parametro che si usa generalmente in cliniche, cioè quanto si depura il sangue per unità di tempo, e sono 90 millilitri minuto, nei pazienti giovani diventano 65 circa in età avanzata. E questo vuol dire che noi perdiamo già un 15-16% di possibilità di eliminare i farmaci. Lo stesso succede per il fegato. Il fegato diminuisce di struttura, diminuisce la possibilità di metabolizzare un farmaco, tanto che a un certo punto la potenza del fegato si riduce del 40%, passando dall'età giovane all'età anziana e molto anziana. E allora questo può esporre a problemi, per esempio, certi farmaci, certi sonniferi di grandissimo uso, per esempio, che si danno per tenere tranquilli i pazienti, possono a dosi che daremmo in età adulta dare effetti collaterali molto importanti come il delirio in età avanzata. Allora, ecco, questo che cosa ci fa vedere? Ci fa vedere che, ecco, stando proprio attenti a questo 20% in più o in meno, noi ci troviamo già di fronte per lo stesso invecchiamento che potremmo trovarci ad avere pericolosi accumuli, oppure paradossalmente anche ad avere poca concentrazione di farmaco. Questo da una parte. E dobbiamo tenere ancora conto sempre della sicurezza del paziente, e cioè a un certo punto il numero di effetti collaterali aumenta esponenzialmente al numero delle prescrizioni. Quindi dobbiamo essere, questo è importante, che noi siamo sempre assolutamente sicuri di ciò che prescriviamo, perché un paziente anziano ha sicuramente più patologie. Pensiamo attualmente a un paziente con l'infarto, per esempio, un infarto non complicato che a fine cura avrà beta bloccante, molto spesso ACE inibitore ossartano, aspirina, se ha fatto l'angioplastica il Plavix, la statina. Sono cinque farmaci per un farmaco non, per una situazione non complicata. Quindi dobbiamo stare attenti a questo. L'altro punto importante è la compliance e quindi stare molto attenti anche che i farmaci, purtroppo spesso, come abbiamo visto, tanti vengono assunti nel modo giusto, nella posologia giusta, nei tempi giusti. E quindi ecco che ci sia grande attenzione anche a come la specialità viene identificata, a come anche semplicemente nei blister vengono indicati i giorni della settimana, se il prodotto è monosomministrazioni, le ore del giorno e così via. Purtroppo, appunto, molto spesso troviamo nei pronto soccorso pazienti che si trovano vittime appunto per un problema di assunzione ad avere effetti collaterali anche gravi e molto spesso mortali. E direi questi sono alcuni punti importanti. Dobbiamo ancora considerare certe cose, ci fanno vedere la complessità del problema e quindi di come sempre più nel fare il nostro lavoro la prescrizione e l'attenzione siano
più che mai importanti quando si tratta di prescrivere farmaci delicati. E con grandi possibilità terapeutiche, ma con grandi rischi in soggetti che hanno un equilibrio, un'omeostasi, come si dice in termine tecnico un po' difficile, ridotta come soggetti di età avanzata.